Lo dico alla radio. Trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo dico alla radio. In diretta il mercoledì e il sabato alle 12.30. In replica il giovedì e il lunedì alle ore 8 del mattino. Lo dico alla radio. Conduce Donata Calabrese. Un saluto da Donata Calabrese, bentrovati con il consueto appuntamento con Lo Dico alla Radio, il programma di approfondimento giornalistico che va in onda su Radio Gela Express ogni sabato e ogni mercoledì alle 12.30 siamo in diretta e poi in replica il giovedì e il lunedì alle 8 del mattino. A fianco a me il segretario confederale della UIL, Maurizio Castania. Non possiamo non parlare ovviamente ancora di quanto sta succedendo nell'indotto. Proprio Castania è reduce da un incontro che si è svolto giovedì mattina alla regione. Con anzitutto buongiorno Castania. Buongiorno ai radioascoltatori. Ecco, vediamo di capire gli esiti di questo incontro e cosa sarà di questi lavoratori dell'indotto. L'incontro al Dipartimento delle Attività Produttive ancora una volta serviva a creare quegli strumenti di ammortizzatore in deroga, perché siamo in presenza, l'abbiamo ormai detto in diversi tavoli diverse volte, siamo in presenza di un indotto al di là delle ditte SMIM, Elettroclima, Sud Elettra e chi ne ha più ne metta. Siamo con degli strumenti in deroga che scadranno tutti al 31 dicembre del 2015. Questa situazione è una situazione grave, perché nel protocollo siglato il 6 novembre noi avevamo più volte destinato questo allarme di dire stiamo attenti, abbiamo un anno di tempo per poter trovare soluzioni. Una delle soluzioni doveva essere la dichiarazione di area di crisi complessa, che ahimè anche quella è arrivata con notevole ritardo. Voglio ricordare a tutti che si è sviluppata tra competenze della regione e competenze del ministero, la guida in prima persona, tra maggio e giugno del 2015. Siamo in totale emergenza per un semplice motivo, perché gli imprenditori sono al collasso, la cantierizzazione del progetto sia per la riconversione della Green Refinery sia per quanto riguarda il progetto di esplorazione e perforazione Argo Cassiopea sono con dei mesi di ritardo, ma ciò non da meno, comunque c'è una cantierizzazione che è che permette poche unità lavorative dell'indotto stesso. Pertanto stiamo percorrendo due binari in parallelo. Una è la questione relativamente ad accelerare, abbiamo avuto incontri con Raffineria di Gela e con Enimed per accelerare quanti più cantieri possibili per far crescere la domanda del lavoro. D'altra parte comunque è necessario, così come avevamo dichiarato, che la parte politica, perché è l'unica, normalmente il lavoratore vede e accusa il sindacato di aver fatto sempre poco. Sarà vero, non sarà vero, comunque il sindacato una cosa non può fare, non può legiferare. Siccome c'è una dichiarazione di area di crisi complessa e sta nella disposizione del ministro Guidi da una parte e nella disposizione del governo regionale indicare quali sono le possibili alternative di ammortizzatori sociali, noi le abbiamo utilizzate tutte, ora serve fortemente, ed ecco l'incontro di due giorni fa alla regione, serve fortemente che questo territorio, i parlamentari di questo territorio, la regione diano fortemente un segnale al governo che c'è di bisogno delle leggi speciali. A cosa devono servire queste leggi speciali? Siccome sappiamo tutti che il clou dell'attività cantieristica dei due progetti all'interno del protocollo partirà tra maggio e giugno del 2016, servono leggi speciali che accompagnano i lavoratori ad avere un reddito certo, un reddito di sostegno, in attesa che tutto questo parta. In sostanza, durante l'incontro che si è svolto alla regione, in che maniera si è deciso di procedere? Per quanto riguarda la SMIM Impianti, che era uno di quelli che non aveva la certezza della cassa integrazione in deroga, ci è stata data rassicurazione da parte del Dipartimento del Lavoro che per tutto il mese di dicembre non ci sarà nessuna preoccupazione, nel senso che è già autorizzata e pertanto i lavoratori di SMIM riceveranno l'assegno di cassa integrazione. La situazione più grave è quella dell'elettroclima, perché in elettroclima ci siamo di fronte a circa 60 licenziamenti. Questi lavoratori che risultano licenziati e pertanto, essendo licenziati, non possono neanche avere l'opportunità di avere la cassa integrazione.
perché l'imprenditore non è in condizione, non ha scelto la strada del sostegno attraverso la cassa integrazione, ma ha voluto licenziare perché da parte sua, con sua dichiarazione, dice di non avere i soldi per poter pagare la cassa integrazione. Per questi lavoratori noi abbiamo immediatamente fatto iscrivere i lavoratori in mobilità, cercando così di avere quantomeno un reddito per quella che la legge permette. Per quanto riguarda invece l'occupazione di questi lavoratori, stiamo avendo degli incontri frenetici con il sistema ENI per cercare in tutti i modi possibili di far sì che questi lavoratori possano trovare collocazione nell'immediato attraverso cantieri che sono o in Italia o all'estero. Però il problema non riguarda solo la SMIM e l'elettroclima, questo è un problema che sta coinvolgendo tutto l'indotto, se non per dire tutta la città, considerato che un'intera città sta soffrendo per il fermo della raffineria. Hai perfettamente ragione, queste sono le emergenze che sono esplose durante questa, ma dal primo di gennaio c'è una situazione di difficoltà per quanto riguarda tutta l'imprenditoria che ha a che fare con gli edili. In questo caso Turco Costruzioni e Del Pondi. C'è ancora una volta una situazione di criticità per quanto riguarda ditte tipo Sud Elettra e altre per quanto riguarda il campo elettrostrumentale. Allora questo deve far sì, è quello che noi stiamo tentando in tutti i modi possibili, che dobbiamo avere nell'immediato un incontro al governo, perché siccome io l'ho ripetuto anche in altre occasioni, il nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi, i lavoratori della città di Gela non lo dimenticheranno mai che lui è venuto il 14 d'agosto ad sbandierare, a dire che Gela stava percorrendo una strada giusta, che c'era una riconversione, che doveva nascere tutto un polo chimico. Bene, per quanto riguarda la riconversione della raffineria, noi la stiamo seguendo perché questo è il progetto che era all'interno del protocollo. Per quanto riguarda produttività alternative che riguardano per esempio la chimica verde, non stiamo vedendo niente e pertanto è necessario ritornare al governo con due prerogative: una, certezza che questa riconversione sia dal lato esplorazione sia dal lato della green si faccia e si faccia nel più breve tempo possibile, certezza che i lavoratori di Gela, perché da questo poi hai fatto bene tu a far emergere, la città ne soffre, perché se non c'è lavoro non si spende in città e ne stanno soffrendo non solo i lavoratori del diretto e dell'indotto, ma tutto il sistema indotto che c'è in questa situazione, commercianti, artigiani e chi più ne ha più ne metta. La gente non spende perché non ha soldi. Secondo lei l'ENI proseguirà in questo protocollo d'intesa, cioè gli impegni che ha assunto li manterrà, oppure siamo di fronte all'ennesimo protocollo che viene disatteso e questa volta con conseguenze gravissime? Parto dalla tua ultima considerazione. Io penso che questo governo, ma anche ENI, che è 60 anni che è su questo territorio, non possa permettersi il lusso di creare le condizioni di non fare niente. Io sono convinto che per quanto riguarda la ripresa della riconversione della raffineria si fa. Dobbiamo comunque avere presente un dato, che la Green Refinery impegnerà circa 400 lavoratori del diretto e pressappoco la stessa quantità dell'indotto. Non avremo i numeri del grande petrolchimico, dove si parlava di 2000 addetti sia di diretti o equivalenti dell'indotto, però è comunque una stabilizzazione di personale. Io sono convinto che questa riconversione avverrà. Abbiamo elementi che ci fanno pensare che si stanno già attrezzando, perché ci sono appalti di commesse per quanto riguarda il materiale proprio in direzione della riconversione, e sono convinto che questo avverrà. Certo, c'è una responsabilità e questo lo abbiamo sempre dichiarato. C'è un problema autorizzativo. La regione e il governo hanno sempre sbandierato dicendo che per questo progetto di riqualificazione della città le autorizzazioni ci sono e devono arrivare, però noi siamo sempre dubbiosi di questo, perché hai detto bene tu, partendo dalla considerazione se questo progetto va avanti o meno, ne abbiamo visti fallire tantissimi di progetti proprio a causa
mi voglio essere non polemico ma pesante, proprio a causa dell'incoranza di chi aveva l'opportunità di poter autorizzare progetti e non lo ha fatto, oppure ha creato quelle situazioni in cui un progetto non può partire a settembre e avere l'autorizzazione un anno e mezzo dopo. Questo qualunque tipo di imprenditore non ha l'opportunità, perché oggi nel mondo globale che viviamo un progetto è utile e indispensabile se uno ha le autorizzazioni nell'arco di qualche mese. Ma se le autorizzazioni arrivano con un anno e mezzo e con tutte le speculazioni possibili, questo significa che la città non ha capito che quel settore industria, brutto, sporco, cattiva che possa essere, se non c'è quell'alternativa industriale, a Gela in questo momento non c'è niente. Poi vanno bene progetti di riconversione, vanno bene altri progetti alternativi, vanno bene spendersi sull'industria, va bene tutto. Ma oggi registriamo che al di là delle buone intenzioni, l'unica realtà produttiva che ci è rimasta, brutta, sporco, cattiva che è stata, fino a questo momento è stata solo la zona industriale, con una monocommittenza dell'ENI. Neanche di altre società che si sono insediate collateralmente a questo settore. Pertanto oggi ci credete? Sindacalmente sì, ci crediamo e vogliamo portarla a termine. Cioè Eni deve sapere, lo sa, che questo progetto noi pretendiamo che deve essere messo in campo, perché non possiamo pensare che 60 anni di storia vengano cancellati con un colpo di spugna. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci risentiamo subito dopo. Lo dico alla radio, trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo dico alla radio, conduce Donata Calabrese. Lo dico alla radio, trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo dico alla radio, conduce Donata Calabrese. Ben ritrovati carissimi radioascoltatori con Lo Dico alla Radio, il programma di approfondimento giornalistico che va in onda ogni sabato e mercoledì alle 12.30 in diretta su Radio Gela Express e poi in replica il giovedì e lunedì alle 8 del mattino. A fianco a me c'è Maurizio Castania, stiamo parlando della situazione dell'indotto alla raffineria di Gela, però abbiamo anche in collegamento il presidente della regione Rosario Crocetta, al quale chiediamo immediatamente cosa sta facendo la regione per far fronte a questa vertenza, quella che è diventata una vera e propria emergenza sociale. Ma intanto sulla vertenza la regione ci ha convocato sindacati per vedere anche di dare ammortizzatori sociali a questi lavoratori e evitare che ci si possa si possano avere problemi. Questo sicuramente c'è un impegno in questa direzione e credo che sarà positiva la situazione, però più in generale io non ritengo, più il generale ritengo che noi dobbiamo governare bene tutta questa storia dell'indotto, evitando che la gente debba andare a essere licenziato in cassa integrazione. Cioè, tra l'altro stiamo cercando di, ho parlato con il ministro Guidi per fare in modo di convocare un incontro presso un tavolo a Roma, per fare in modo che si dica con chiarezza quali sono le intenzioni dell'ENI sull'indotto e si faccia un quadro di iniziative che impediscono il fatto che qualcuno non debba avere commesse e poi essere costretto a licenziare. Il fatto che Gela sia stata dichiarata area di crisi complessa, quanto conta per il nostro territorio? Ma conta che noi per esempio stiamo prevedendo nel patto per lo sviluppo che facciamo che firmerò io il giorno 26 con Renzi, tutta una serie di interventi straordinari a favore di Gela e della città, una serie di progetti importanti che noi vogliamo portare avanti e quindi anche finanziamenti in tal senso che possono dare sicuramente una mano d'aiuto allo sviluppo della città come nell'area dei tempi interessi. Presidente, c'è il rischio che l'ENI possa disattendere questo protocollo d'intesa? Assolutamente no, perché è un protocollo d'intesa siglato sia col governo della regione che col governo nazionale e c'è un grande interesse sia da parte di Renzi, ministro delle Guidi, delle attività politiche, sottosegretario di Vincenzi e anche una grande pressione da parte nostra. È chiaro che io non consentirò mai che loro
non portino avanti gli investimenti promessi. Che credo c'è qualche momento di difficoltà che riguarda qualche azienda, però anche lì dobbiamo cercare di intervenire per evitare che poi i lavoratori abbiano a pagare le conseguenze. Presidente, siamo vicini al Natale, qual è l'augurio che fa la città di Gela in un momento particolare? Ma un augurio di pace, perché sono molto preoccupato di questo episodio, di questo omicidio che c'è stato in piazza, in pieno centro storico. Ricordo tempi molto bui del passato e spero che quegli tempi non debbano assolutamente ritornare e che si mantenga sempre alta l'asticella della legalità, perché non dobbiamo assolutamente pensare che una volta arrestati un po' di mafiosi la mafia sia scomparsa. Dobbiamo capire che un tema questo è sempre agguato e mantenere costante la vigilanza democratica e la lotta per la legalità contro ogni offensiva mafiosa. Se la sente di rassicurare anche i lavoratori dell'indotto proprio in vista di questo Natale che sta per arrivare? Io quello che mi sento di dire è che su Gela sono previsti tanti investimenti, purtroppo sicuramente la fine dell'economia è basata sul petrolio, lo si è vista anche dalle scelte fatte a livello nella conferenza di Parigi. Noi dobbiamo ridurre le emissioni nell'atmosfera, purtroppo c'era il tema del petcock come tema spaventoso sull'economia di Gela, c'era un divieto europeo e quindi a questo punto è chiaro che bisogna capire quello che succede, però noi dobbiamo avere questa green raffinery assolutamente, ma anche fare una serie di investimenti importanti sia per l'economia che per la città e per dare ai genesi la possibilità di guardare con futuro, il futuro con ottimismo, ma anche una qualità diversa della vita rispetto a quella che hanno avuto nel passato. Ringraziamo il Presidente della Regione Castania e il Governatore Crocetta ha detto che verrà chiesto un incontro al Ministero per le attività produttive, al Ministero per il lavoro. Più o meno che tempi abbiamo? Perché qui sta diventando una vera e propria emergenza sociale, il 31 dicembre scadono gli ammortizzatori sociali, come farete a gestire questa fase? Hai posto l'attenzione su un problema che è estremamente, pericoloso nella gestione, nel senso che noi sappiamo che i lavoratori sono in un punto di crisi dove non riescono più a portare a casa quello che è il sostegno di un reddito per far vivere decentemente le famiglie. Quando si entra in questa situazione nascono delle disperazioni, quando nasce la disperazione non ci sono discussioni che si possono fare. La gente non ha bisogno più di sentire percorsi, 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 vuole i fatti. I fatti possono essere solo in due punti ben precisi. Uno, che ancora una volta noi purtroppo indichiamo, pur con tutte le difficoltà, indichiamo. Governo regionale. Il governo regionale è in questo particolar momento, avendo anche in carica un nostro concittadino, noi ci aspettiamo un'attenzione massima, noi ci aspettiamo che questo governo regionale insieme al governo nazionale, tra l'altro non di opposizione, tra l'altro all'interno del meccanismo governativo è il partito di maggioranza che sta governando il paese e pertanto pensiamo che alcuni indirizzi, alcuni percorsi dovrebbero, uso il condizionale, avere dei tempi più rapidi. Noi sappiamo una cosa, che dal 1 di gennaio questa situazione riesploderà fortemente per l'indotto. Allora dobbiamo immediatamente investire alla Regione, nell'incontro che abbiamo avuto giovedì scorso il capo di gabinetto del Dipartimento delle Attività Produttive che fa capo a Miciche e il Dipartimento dell'Attività Lavorativa che fa capo all'assessore Lobello, si sono resi disponibili, anzi abbiamo avuto rassicurazione che quel giorno loro andavano dal ministro Guidi delle attività produttive per rappresentare questa criticità grave che ha la città di Gela. Notizie informali, ancora non confermate, portano a dire che un probabile incontro per cercare in tutti i modi possibili per
far mettere al riflettore e alla ribalta la città di Gela potrebbe essere intorno alla seconda decade del mese di gennaio. Già si parla di una eventuale data, però ripeto, informale, perché queste sono poi gli atti ufficiali, partiranno direttamente dal Ministero e dal Governo. Si parla intorno dal 12-13 di gennaio. Queste sono le date che circolano informalmente. Già è tardi per noi, però sappiamo benissimo che un'attività di governo con la crisi che il paese sta sostenendo, Italia, comunque è una data che al di là se arrivi con qualche giorno di ritardo, ma deve prendere iniziative, strumenti speciali per la città di Gela. Quali sono gli strumenti? Una, garanzie autorizzative da parte del Ministero dell'Ambiente affinché i progetti a cui noi continuiamo a crederci, o perlomeno l'unico progetto concordato tra Eni e governo che la città di Gela ha accettato, perché non c'erano situazioni diverse, questo noi andremo a chiedere. La seconda cosa, siccome il Ministero delle Attività Produttive ha bisogno fortemente della collaborazione del Ministero del Lavoro, perché quei strumenti speciali per quanto riguarda gli ammortizzatori o in deroga, ci scherzo un pochino sopra, ma il dato è drammatico. Questa avvertenza, che non è iniziata naturalmente col 6 di novembre col protocollo, ma inizia già con la crisi occupazionale del paese, ma nello stabilimento di Gela già nel 2010 già ci sono lavoratori che sono passati nella cassa integrazione ordinaria, nella cassa integrazione straordinaria, negli accordi di solidarietà, nella cassa integrazione in deroga alla deroga. Cioè non è possibile che ci siano giustamente padri di famiglia che da 5 anni che vivono solo con un reddito a sostegno che non gli permette. O si fanno quelle leggi speciali che permettono di accompagnare il progetto, perché se è vero dall'esposizione dell'ENI che la parte massima della cantierizzazione dovrebbe avvenire già a maggio-giugno del 2016, la domanda che tutti ci poniamo, e noi che siamo in prima fila a parlare con i lavoratori, è i lavoratori che non saranno impiegati in attività lavorative di cantiere, come passeranno il primo di gennaio fino all'apertura massima dei cantieri senza nessun reddito? Questo creerà delle situazioni di ordine pubblico, così come è successo la settimana scorsa, perché tutto possiamo pretendere dalla gente, dai lavoratori, buonsenso, calma, ma quando non si riesce a portare a casa il pane per poter dare a mangiare i propri cari, questo non ci sono situazioni che possono tenere. Per cui da disperazione massima pretendiamo da questo incontro che ci siano misure eccezionali che accompagnano questo progetto di riconversione. Quello che colpisce in tutto questo è anche la dignità di questi lavoratori. Protestano, ma in maniera pacifica, quando invece sono aggrediti da una vera e propria disperazione. È vero, perché chi come noi è stato lì presente nei blocchi, però i lavoratori, come dire, il sostegno morale, questo va benissimo. Devo ringraziare, questo lo devo dire pubblicamente, anche l'interesse da parte della Curia, perché il Vescovo si è fatto promotore, e non solo si è fatto promotore, ma ha dato, sia da un punto di vista morale ma anche da un punto di vista sociopolitico, no? Attivandosi anche Sua Eccellenza per quelli che possono essere i suoi canali attraverso la prefettura, attraverso la regione. Il sostegno c'è, però hai detto bene tu, al di là del sostegno morale non si può pretendere, perché qui stiamo facendo perdere la dignità ai lavoratori, perché ancora una volta ci dicono sì, va benissimo il reddito a sostegno, va benissimo gli ammortizzatori in deroga, va benissimo tutto, ma noi vogliamo vivere di lavoro, non vogliamo, tra l'altro usano un termine forte, non vogliamo l'elemosina, noi vogliamo vivere di lavoro, vogliamo la dignità di essere lavoratori, presentarci a casa e dire io oggi ho lavorato 8 ore e mi sono guadagnato il pane perché ho lavorato 8 ore. Ci fermiamo ancora per qualche stacco pubblicitario, ci risentiamo subito dopo. Vi ricordo che a fianco a me c'è Maurizio Castagnino, il segretario confederale della UIL, e con il quale stiamo parlando della situazione che si sta vivendo nell'indotto della raffineria di Gela. A dopo. Lo dico alla radio, trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo dico alla radio, conduce Donata Calabrese.
Lo dico alla radio, trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo dico alla radio, conduce Donata Calabrese. Ben ritrovati carissimi radioascoltatori con Lo dico alla radio, il programma di approfondimento giornalistico che va in onda ogni mercoledì e ogni sabato in diretta alle 12.30 su Radio Gela Express e poi il lunedì e il giovedì alle 8 del mattino. Vi ricordo che a fianco a me c'è il segretario confederale della UIL, Maurizio Castania. Stiamo parlando della situazione che si vive alla raffineria di Gela. Castania, perché bisognava arrivare ai blocchi affinché ci fosse una mobilitazione da parte di tutte le parti interessate a questa situazione dell'indotto della raffineria di Gela? Vedi Donata, perché i blocchi? Questo è un paese strano, è un paese strano dove la capacità di manifestare dei diritti molte volte in maniera civile non vengono prese in considerazione. All'inizio dell'intervista io ho detto che era dal 6 di novembre che noi avevamo messo al primo punto, al di là della riconversione della raffineria, al di là dei progetti per Gela, il primo punto era mantenere quelli che erano i livelli occupazionali e mantenere un salario certo per i lavoratori. Bene, questa protesta quando è scoppiata? A distanza di 12 mesi. E pertanto i lavoratori, ma quanta pazienza devono avere? Ma la pazienza la si ha quando tu hai un reddito. Ma senza reddito e con l'aggravante dei licenziamenti. Perché una cosa è essere in cassa integrazione, in deroga della deroga, con tutte le cose che noi vogliamo trovare. Ma una cosa è trovarsi nelle condizioni di essere licenziati. Licenziati significa aver perso definitivamente il lavoro, aver perso la speranza di essere riutilizzati nel ciclo produttivo. E allora, tra l'altro, ci sono lavoratori che, senza voler fare una distinzione tra giovani o anziani, ma ci sono lavoratori che sono alle soglie dei 50 anni, dei 60 anni. Ma qualcuno pensa che i lavoratori uscendo dal ciclo produttivo a questa età possono trovare una ricollocazione in altre aziende per quell'età? Ecco perché è necessario avere dei strumenti speciali che possono permettere a questi lavoratori di agganciarsi alla pensione, strumenti speciali che possono permettere a questi lavoratori di poter passare in altre aziende senza che ci sia una discriminazione. Allora, tutto questo non c'è dubbio che quando non mancano queste risposte c'è la disperazione, nascono i blocchi. Lascia la possibilità che per potermi fare sentire io devo fare le azioni eclatanti. A questi incontri che si sono svolti a livello regionale ha partecipato anche l'attuale amministrazione comunale. Qual è stato l'apporto di questa amministrazione? L'amministrazione comunale oggi sta portando in sinergia con i firmatari di tutto quel tavolo un qualcosa che è di diverso o di aggiuntivo alla questione del protocollo d'intesa. Nel senso, mi spiego meglio. Il 31 luglio di quest'anno noi abbiamo avuto un vertice alla prefettura con tutti i firmatari di quell'accordo e ci siamo accorti che quel protocollo mette in campo iniziative di ENI. E pertanto siamo alle solite storie di una monocommittenza. Era necessario trovare strumenti alternativi. Come passavano questi strumenti alternativi? Attraverso la disponibilità di ENI a mettere le proprie aree già bonificate a disposizione del territorio, con i relativi utilities che servono per un imprenditore, vapore, energia e tutto quello che si capisce nel termine di servizi utilities. Questa amministrazione, in sinergia con il sindacato e con gli altri, sta cercando di trovare degli imprenditori che abbiano l'opportunità di spendere sul territorio, di fare delle attività collaterali a quelle che sono dell'ENI, perché è solo questa l'alternativa di una zona industriale che deve uscire dal cane a sei zampe, deve trovare imprenditori capaci di portare avanti un progetto diverso da quello dell'ENI. Noi ne avevamo individuato uno, tutti si ricorderanno la questione della mossa Ghisolfi attraverso quello che era l'utilizzo della paglia, dell'etanolo e via di seguito. Bene,
questo progetto che in una prima fase aveva avuto un percorso di accelerazione, poi dopo la morte dell'amministratore non se ne è parlato più, non se ne parla più in regione, non se ne parla più a livello nazionale. Sicuramente nei prossimi incontri andremo a chiedere se c'è ancora una speranza, perché quello era un progetto da un punto di vista di occupazione abbastanza importante, perché si parlava di circa 300 unità. Non si sa che fine abbia fatto. Il comune, attraverso la presentazione di un accordo di programma, sta cercando, attraverso il coinvolgimento del Ministero e attraverso in particolar modo Invitalia, che è quello che deve praticamente metterci i soldi e finanziare questo progetto, stanno cercando, e attraverso anche il bando, perché noi tra sindacati e Confindustria abbiamo fatto sì di pubblicizzare in Italia e nel mondo la possibilità che a Gela ci sono delle aree attrezzate disponibili per l'imprenditore. Diciamo che in questo momento l'amministrazione sta accogliendo questi percorsi, si sta interessando attraverso i vari ministeri, i vari dipartimenti regionali a perseguire questa possibilità. Anche questo però deve essere accompagnato da degli strumenti. L'imprenditore Castania o l'imprenditore X che voglia insediarsi, siccome questa è un'area complessa, siccome si è parlata anche di zone franche dal sistema malavitoso, zone franche dal sistema, non c'è dubbio che bisogna costruire, lì l'amministrazione comunale ha la sua responsabilità come la regione, di costruire quei percorsi di fiscalità di vantaggi che permette all'imprenditore di insediarsi e fare lo startup di un'iniziativa. Questo l'amministrazione lo deve fare. Poi non c'è dubbio che, come tutte le cose, giudicheremo il percorso in funzione al termine dei progetti. Però la posizione dell'amministrazione è poco chiara, perché noi siamo amministrati dal Movimento 5 Stelle, che da un lato dice va bene, questo è il protocollo d'intesa, bisogna portarlo avanti, e poi dice no triv, perché il sindaco partecipa delle manifestazioni contro le trivellazioni, ed è proprio sulle trivellazioni che si basa il protocollo d'intesa del 6 novembre. Allora, noi proprio ieri abbiamo fatto un incontro in Enimed, che è la responsabile per quanto riguarda i progetti, correttamente come hai detto tu, di trivellazione a mare. Noi abbiamo avuto rassicurazioni dall'amministratore delegato che il progetto Argo Cassopea non rientra in quel famoso legge sul patto di stabilità delle 12 miglia, tanto per intenderci, così magari diamo ai nostri radioascoltatori dei termini che sono più facilmente comprensibili. Per cui quel progetto comunque dovrebbe andare avanti, o perlomeno sta andando avanti, perché già dei lavori di commissioni in quella zona ci sono. Certo è chi amministra questa città o chi comunque ha un ruolo politico, dobbiamo decidere una buona volta. Dobbiamo decidere se la città deve ancora continuare a vivere di industria. Oggi sappiamo tutti che il business, come dicono gli americani, viene dal gas. Eni è riuscito a largo più delle 12 miglia a trovare questi giacimenti di gas, che a dire dall'Eni porteranno qualcosa come 4,8 milioni di gas di produzione a regime totale. E allora siamo sempre alle solite, ma è possibile che, se la città sta vivendo una grave crisi di lavoro, quelle opportunità di lavoro che si aprono, certo, dobbiamo stare attenti con tutta l'ecocompatibilità di cui i progetti devono avere, ma non possiamo pensare ancora una volta, così come è successo con il nucleare, che noi abbiamo detto no al nucleare, però in Francia, in Germania, in altre parti ce l'abbiamo a due porte, e noi facciamo una politica di un certo tipo e non abbiamo l'opportunità invece di sviluppare quella che è l'eccellenza lavorativa di cui l'Italia è capace di fare. Ritornando un attimo al protocollo d'intesa del 6 novembre, molti lavoratori hanno accusato anche i sindacati di aver venduto questa città. Voi dite sempre che non c'era alternativa. Come stanno effettivamente le cose? Vi siete pentiti di aver firmato quel protocollo d'intesa del 6 novembre che ha decretato di fatto la fine della raffineria di Gela? Donata, noi siamo presenti e tutti i nostri radioascoltatori devono sapere che noi siamo stati un mese
non abbiamo fatto un giorno di protesta, non abbiamo fatto una settimana di protesta, noi abbiamo fatto un mese con tutte le nostre famiglie, diretto e indotto, per evitare che ancora una volta si ingerano equivoci di chi sono più protetti, chi meno protetti. No, qua c'è una crisi emergenziale del lavoro che riguarda diretto e indotto. E quando siamo arrivati ai primi incontri al Ministero, il progetto che il sindacato portava avanti era di un parallelismo tra riconversione della raffineria di Gela, ma nelle more di avviare la linea 1 e proseguire al completamento del progetto. Siccome, ripeto, questo non vuole dire declinare responsabilità, ma il sindacato ha l'onere di proporre percorsi. Se questi percorsi non sono stati condivisi dalla regione, non sono stati condivisi dal governo, e non mi posso dimenticare la dichiarazione del ministro, del sottosegretario De Vincenti allora, dove ha detto che non c'era alternativa per Gela, prendere o lasciare, cioè lasciare sarebbe stato trovare un territorio devastato, certo con la riqualificazione delle bonifiche, con le bonifiche comunque devono andare avanti, però siccome sappiamo bene, per chi parla nel, perché sa e conosce il nostro mestiere, Piombino è 30 anni che si va avanti di bonifiche e incide con, se no, con una cinquantina di lavoratori. Cioè l'attività di bonifiche non portano grandi quantità di operatori nel campo del lavoro. Porta sì investimenti, ma dal punto di vista di occupati ne porta pochissimo. Tra l'altro altri territori come Manfredonia, devastati dall'inquinamento, si sono trovati a perdere l'azienda, ma nello stesso tempo uno Stato che non, per riqualificare quel territorio non aveva soldi. Allora cosa voglio dire con questo? L'unico progetto che c'era in quel momento condiviso da chi invece deve avere oggi la responsabilità che quel progetto deve realizzarsi, che è il governo regionale e il governo nazionale, quello in questo momento è l'unica alternativa. Dopodiché, se siamo capaci e bravi, se siamo tutti quanti capaci e bravi, perché anche il sindacato deve trovare forme attraverso un'imprenditoria intelligente di mettere in campo dei contratti di lavoro che permettono anche all'imprenditore, per cui ci assumiamo la nostra responsabilità come se deve assumere chi deve creare quelle condizioni di fiscalità di vantaggi, anche noi dobbiamo far sì di mettere in campo dei contratti che ci permettono di far lavorare quanto più gente possibile, anche con dei contratti di inserimento, per dare anche una risposta non solo a quelli che stanno perdendo il posto. Ma Gela ha un grave problema, ci sono migliaia di disoccupati e la cosa che normalmente ci accusano è che dei disoccupati non ne parla nessuno. Noi parliamo delle persone che hanno avuto un posto e che si trovano disoccupati perché licenziati. Ma c'è gente che ancora a 30-35 anni non ha assaporato neanche un giorno di lavoro. E anche questa, per questo bisogna far rinascere, per usare un termine che piace a tanti, una condizione nella città di Gela che permetta un avvio all'attività lavorativa. Non lo si può fare solo con ENI. ENI significa che ogni colpo di tosse dell'ENI, con questa monocommittenza, la città cade a terra ogni qualvolta c'è questo colpo di tosse. Maurizio Castagna, siamo quasi a Natale, qual è il miglior augurio che si può fare a questa città? Intanto di trovare la compattezza, nel senso che molte volte la campagna politica è finita da tempo, gli elettori hanno manifestato un loro indirizzo. Oggi bisogna mettere da parte quella che è la questione relativamente a chi è all'opposizione e chi è al governo. Questa città ha bisogno di compattezza, di unità di intenti. Se non riusciamo a trovare questa unità di intenti, la vedo nera. L'augurio mio è invece, siccome sto vedendo che da parte di qualcuno sta prendendo davvero coscienza, perché la città di Gela, vista così come la vedo ogni cittadino, così come la vedo io, negozi chiusi, gente disperata, un esodo massiccio verso altre città, c'è stata un'inversione di rotta, ma in maniera negativa davvero allarmante. Allora il sindacato, per quello che sono le sue responsabilità,
l'attività politica per quelle che sono la responsabilità di attenzione, che finalmente tutti assieme possiamo dare degli indirizzi, perché il Natale di tante famiglie gelesi non sarà un Natale bello quest'anno, sarà un Natale brutto, sarà un Natale... a me mi ha colpito una riflessione di alcuni lavoratori, questi quando dicono: ma è possibile che, con tutto il rispetto della Chiesa, io debba vivere di quella che è il sostentamento della Chiesa, e fare il pranzo e fare la cena a Natale con i propri figli perché la Chiesa o altre istituzioni possa darmi qualcosa da mangiare per quel giorno? Questa è una vergogna per tutti. Questa è una vergogna per tutti. Per cui, con la consapevolezza non di scaricare responsabilità, ma con la consapevolezza ognuno di noi di assumersi una responsabilità, con un forte impegno, dobbiamo far sì che questa città abbia davvero una riconversione, non solo vista da un punto di vista industriale, ma una riconversione politica che permette ai cittadini di trovare interlocutori seri per questa città. E con questo augurio io si conclude qui, lo dico alla radio, ringrazio Maurizio Castania, segretario confederale della UIL, e le auguro anzitutto anche buon anno a lei e alla sua famiglia. Grazie a te Donata e un sincero augurio a tutti i radioascoltatori. E a tutti voi, a risentirci alla prossima puntata. Lo dico alla radio, trasmissione di approfondimento socio-politico-culturale su Radio Gela Express. Lo dico alla radio, in diretta il mercoledì e il sabato alle 12.30, in replica il giovedì e il lunedì alle ore 8 del mattino. Lo dico alla radio, conduce Donata Calabrese.